È incomoda, no? Bis nimia erant. È comoda collegato con nimia. Poi in mezzo c'è il nobis, che è il DP del personale. Tutto questo non è altro che NP2, erant, verbo, terza persona plurale, indicativo imperfetto. Quei fastidi erano troppi per noi. O meglio, quei fastidi. Id vitium mihi stultum est. Id vitium, guarda che stultum, NS, NS2, mihi. Sempre di es, in questo caso personale di prima, est verbo, terza persona singolare, indicativo presente. Quel vizio è stolto per me. Reliquiae copiae nostrae te un locum pervenerunt. Reliquiae, NP, 1, copiae nostrae, TGS, 1, ad eum locum, locum comanda, ed ECS2 pervenerunt, verbo, terza persona plurale, indicativo perfetto, attivo. Le rimanenze, le reliquie, le spoglie della nostra truppa, o delle nostre truppe, pervennero, giunsero a quel luogo. Ineo amfiteatro multe sabinorum formose femina Romulo e iusque socis capte sunt. Ineo amfiteatro, comanda amfiteatro, ABS2, eo concorda, multe collegato con formose femmine sabinorum e direttamente in GP2, formose femmine, NP1, questo è apice, questo è NP1 reale a Romulo e anche con socis. Eius è direttamente un GS che è collegato a Romulo. Tutto questo ovviamente è un complemento d'agente. Questo è ABP2, questo è ABS2. Capte sunt, verbo, terza persona plurale, indicativo perfetto, passivo. In quell'anfiteatro molte formose donne dei Sabini furono catturate da Romulo e dagli alleati di quello. A parte l'iperletterario involvere, nell'italiano della comunicazione corrente, noi andiamo a ritrovare i verbi devolvere, certo, ovviamente, avvolgere, tutto che va a derivare da lì, tutto che. Ragazzi, è veramente è incredibile come da una sola forza si vadano a diramare tante tante linee. La rivolta, la rivoltella. Qui siamo veramente arriviamo a lidi inesplorati. È rivolgere, sconvolgere, svolgere, travolgere il corpo semantico primordiale, è sempre quello, eh. Da lì derivano i due principali portavoce della nostra modernità: rivoluzione ed evoluzione. Dopo questa. Che poi era facile, eh? Mamma mia, strabiliante, ragazzi. A Grecis Romanisque semper fama celebrata est, horum virorum qui vitam suam pro patria sacrificaverunt. A Grecis Romanisque ABP, gente, semper adverbio fama enes. Celebrata est, verbo terza persona singolare, indicativo perfetto passivo, eorum virorum, GP2, qui, che triggera una proposizione relativa fino a sacrificaverunt, vitam suam, ACS1, pro patria, complemento di vantaggio, pro più ABS1. Dai Greci e dai Romani sempre fu celebrata la fama di quegli uomini i quali sacrificarono la propria vita per la patria. E a magistra, quam lucius dirigit, docta humanes et nostrum gratum animum habet. E magistra, collegato, NS1, quam, proposizione relativa, lucius NS2, dirigit, verbo, terza persona singolare, indicativo, presente attivo, docta humanest. Docta humana, NS1, collegato con magistra, quindi addirittura in apice, est, verbo terza persona singolare, indicativo presente, et nostro, grato, animum, comanda animum, in ACS2, habet, verbo terza persona singolare, indicativo presente attivo. Quella maestra, la quale ama Lucio, a livello affettivo, è sapiente e umana, docile, e alla nostra grata riconoscenza. Idunum, quotario didisti, formosum eraptum est. Idunum NS2 neutro quod da una relativa che finisce a dedisti, ma prima c'è un DS2 dedisti verbo seconda persona singolare indicativo perfettivo formosum eraptum sempre NS2 collegato a un donum e poi c'è est verbo terza persona singolare indicativo presente. Quel dono che desti ad Ario è grande e valente. Earum nostrarum victoriarum gloria nova est. Earum nostrarum Gloriarum GP1 che comanda su tutti questi, Gloria NS1 che è collegata con Nova e poi c'è est verbo terza persona singolare indicativo presente. La gloria di quelle nostre vittorie è singolare.